Buongiorno a tutti, mi chiamo Lorenzo Paviera e sono un allievo della classe di direzione d'orchestra del maestro Alessandro Pinzauti. Sono nato a Catania, da anni vivo in Toscana, come se ci fossi nato alla fine. E io ho incominciato il mio studio per la musica col pianoforte presso la Camerata Musicale di Monsummano Terme diretta da Michela Masini e canto corale ho fatto. E in realtà la mia vera, il là, diciamo, che è scoppiato dentro di me, tra virgolette, fu quando avevo circa 4 anni, forse, non mi ricordo bene. In cui mia madre mi fece, casualmente girò sui programmi TV, no? E ci fu una messa in cui facevano i canti gregoriani. Rimasi lì letteralmente 2 ore. Ora non so come è possibile questo, perché se rifacessi la stessa cosa, diciamo, avrei un po' di difficoltà a seguire 2 ore di canti gregoriani. Però mia madre, vedendo questo interesse per la musica, diciamo, decise di aiutarmi Nel a percorso. Ma sostenere. il rapporto della tua famiglia con la musica qual era? Cioè erano appassionati, erano. L'unico, non sono l'unico musicista in famiglia, i miei mi appoggiano molto, infatti anche i miei colleghi, oltre alla mia famiglia, i miei amici, la mia ragazza, insomma, ho grande supporto anche diciamo, oltre al maestro Pinzauti, anche il maestro Cristiano Manzoni, che conosco, insomma, da anni, e il maestro Loris Di Leo, che sono i pianisti accompagnatori della nostra Quanti anni hai tu, classe. Lorenzo? 23. Quindi sei giovanissimo. Sì, io. Però hai già insomma, una bella carriera, no? Cioè, No, oddio, carriera, diciamo, è carriera di carriera. studi, Sì, intendevo quello. di studio, assolutamente. Io da questo punto di vista mi sento un po'. Se ripenso che entrai nel corso di direzione d'orchestra a 17 anni, insomma, è stata una bella e grande occasione che mi ha un po', anzi, toglie un po', condizionato la vita in positivo, insomma. Torniamo però a Sì, quell'episodio dei 4 anni, te lo sei mai spiegato perché? Visto che non, la tua famiglia mi ha detto non erano musicisti, non hai esempi in famiglia, te lo sei spiegato mai perché quella fascinazione? ma sai, ci sono certe cose alle quali io non posso rispondere perché ancora sto cercando. È letteralmente un po' come la musica, si continua sempre imperterriti alla ricerca di una risposta che non c'è mai. Quello che posso dirti, è sicuramente l'influenza che c'è stata magari durante appena sono nato, via. E mia madre ascoltava spesso Mozart, Bach, insomma, diverse cose che magari hanno, insomma, C'è una aiutato. specie di richiamo ancestrale? È possibile, non lo so, sarò sincero, non lo so proprio, però devo assolutamente ammettere che senza, posso dire, queste cose, probabilmente non so che cosa sarei potuto essere, ecco, Non ti sei diciamo. mai chiesto se non avessi fatto il musicista cosa ti sarebbe piaciuto fare? Allora, sicuramente avrei voluto tanto studiare lettere. Quello infatti è un obiettivo che mi sono, diciamo, prefissato in un eventuale o ipotetico futuro. Non adesso perché la mia priorità è la musica. Infatti sto studiando in modo tale di avere, diciamo, alcune risposte, se non tutte le risposte alle mie domande, ecco, ma sicuramente almeno una mi accontento. Tu sei un pianista, direttore di Sì. un'orchestra. Qual è il tuo modello? A chi ti ispiri, se ti ispiri a qualcuno? Direttore. Sì.
Allora, indubbiamente, come molti nell'ambito dell'opera lirica, Riccardo Muti, nell'ambito del repertorio verdiano e mozartiano, sicuramente Muti, Riccardo Muti. Però devo ammettere che io mi ispiro molto, cerco insomma di seguire certi grandi esempi da Abbado, e poi Carlos Kleiber e anche Meta, diciamo che abbiamo la fortuna, la gigante fortuna di avere qua a Firenze, è attualmente un grande esempio vivente, insomma, io personalmente cerco in qualche modo di prendere esempio. Quali sono le cose che ti colpiscono di un direttore d'orchestra? Quali sono le caratteristiche che cerchi? Allora, indubbiamente la competenza è uno dei fattori principali. Un direttore che non sa, che non conosce ciò che sta dirigendo, ed è capitato, nel senso, non è che non lo nascondo, è successo anche a me, e ovviamente ho corretto un po' questo, cercando di correggere questa cosa studiando, studio matto e disperatissimo alla Leopardi, per l'appunto. Però un direttore che non sa è letteralmente come un direttore bendato. Non si dovrebbe dire in questi ultimi tempi, ma buttiamola a sorridere, diciamo. E quello che sicuramente mi prende è il carisma e non solo le competenze legate a conoscere la partitura, ma anche come il direttore tratta l'orchestra. Io vedo casi di anche un certo narcisismo in cui il direttore, c'è gente che pensa che essere direttori d'orchestra sia in qualche modo a salire sul podio e essere letteralmente il capo assoluto, tutto il resto non conta. Invece ci sono grandi esempi, per l'appunto, come Kleiber, come dicevo prima, dove questi giganti, lo si vede benissimo anche dalle prove del pipistrello di Strauss, hanno all'interno un'umiltà da vendere, e questo sicuramente è una cosa, l'ho potuto vedere anche, è una cosa assolutamente fondamentale, avere un certo rapporto di serenità e di empatia con l'orchestra. E infatti si vede, noi in queste produzioni magari sì abbiamo avuto qualche difficoltà, però nel senso c'è sicuramente una grande sinergia anche umana tra gli orchestrali e noi direttori, studenti, insomma. Quello che posso dire è che come posso dire, scusami, abbi pazienza, devo un attimo rielaborare. Questo, dicevo, il ruolo del docente è fondamentale, no? Cioè sì, assolutamente. Essere riusciti quest'anno a creare un gruppo, allora, sicuramente così importante, anche perché mettere insieme il lavoro che avete fatto credo non sia stato semplice. No, guardi, no? Peraltro, sì. Si concluderà a ottobre, no? Si concluderà a ottobre con la messa in tempore belli di Joseph Haydn. Sì, assolutamente, c'è stato un grande lavoro di squadra. Sicuramente, ecco, una delle cose del Cherubini che più apprezzo è che magari nonostante certe problematiche, ecco, c'è una grande volontà dietro, collettiva, che non è solo che appartiene ai docenti, diciamo, ma anche agli studenti, ai musicisti. È tutto questo grande impianto umano. Sì, sì, allora, devo ammettere, io sono entrato, come dicevo, nel 2017, agli albori, diciamo, e posso dire che c'è stato un grande salto di qualità in questo senso, nell'ampliamento dell'organico, nella costruzione di una nuova orchestra e di nuovi rapporti umani. Perché hai scelto il Cherubini tu? Perché, allora, io inizialmente
Diciamo nella testa l'idea sia di fare composizione, che mi attraeva tanto, sia di fare direzione d'orchestra. All'epoca volevo fare il percorso preaccademico e niente, alla fine ho scelto di fare direzione d'orchestra perché comunque gli strumenti dello studio della composizione li ho avuti in questi 5 anni di corsi preaccademici, e per quanto possibile, insomma, si cerca di fare sempre il meglio. Per il resto, in realtà è stata più una scelta istintiva quasi, non è stata una scelta solo razionale. Infatti, posso dire che non mi sento di aver sbagliato, ecco. Ti ripeto, perché bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. Noi, se in qualche modo restiamo inquadrati, lo dobbiamo al maestro Menzaguti, ma anche ai pianisti collaboratori, che sono anche più, magari rispetto all'orchestra, più incisivi, ecco. Però sicuramente ti lasciano un'impronta dentro, una grande impronta. E da Quindi questo c'è una qualità del corpo docente, c'è una qualità dei rapporti umani. Il tuo rapporto invece con questa città qual è? Perché tu vieni da un piccolo paese, mi Sì, dicevi, no? Borgo Arrivare a Abugiano. Firenze che... È come rinascere ogni volta, ma più o meno come la musica. Guarda, il rapporto con questa città è più o meno come ti dicevo il rapporto che ho con la musica in generale. Ti faccio un esempio, non vorrei sembrare troppo sbandierare una certa cultura perché a me non mi piace assolutamente questo atteggiamento, però ad esempio Socrate nel Simposio di Platone asserisce che amare qualcosa o amare qualcuno è direttamente proporzionale al sentirne la mancanza e il desiderio. Ecco, per me la musica, prima ancora della direzione d'orchestra, è proprio questo. Sentirne la mancanza e il desiderio, non essere in qualche modo mai soddisfatto. Che non significa però essere insoddisfatti o arrabbiati per questa cosa. No, semplicemente avere una certa consapevolezza, quella la si acquisisce col tempo, io non ce l'ho ancora, essendo studente. Trovo assolutamente giusto pensarla così, che E la Firenze musica che non ce l'hai mai e in questo caso ogni volta che mi allontano da Firenze, diciamo, ne sento la mancanza e quando ci ritorno rinasco, non mi stanco mai, ti dirò. Se non proprio in momenti in cui dico vabbè, basta, sono arcistufo di certi esami e tutto quello quanto il resto, capita per tutti. quello sì. Una cosa che io ho notato, forse sbagliando, però poi mi sono reso conto che in realtà era un'intuizione giusta. Ognuno di voi, che sia uno studente o sia un docente, riceve dal luogo in cui vive, in cui cresce, degli stimoli particolari. Ad Sì. esempio, che ne so, musicisti di Napoli hanno un approccio diverso alla musica di musicisti di Bolzano, per dire, no? Tu cosa ti porti dentro, secondo te, delle tue origini siciliane e anche della tua crescita pistoiese, nell'Appennino, in un piccolo Sì, paese? guarda, ti dirò più della mia crescita perché io del mio, diciamo, luogo di nascita non mi ricordo assolutamente niente, purtroppo. E posso dirti che soprattutto negli ultimi tempi, negli ultimi anni, ho avuto varie occasioni di studiare anche con ensemble vocali, con cantanti, comunque avere a che fare con accompagnare un coro, per esempio qui alla St. Mark's mi è successo, insomma, sono tutte esperienze certamente formative anche a livello umano. Ma sono esperienze che ti lasciano un segno, per l'appunto non so cosa, no, assolutamente non so cosa sia la vita, non posso dire che cosa sia, ma sicuramente
avere in qualche modo certi segni dentro di sé, certe cose che uno fa, certe cose che uno vive per l'appunto. E, insomma, io la penso così, è tutta un'occasione, ecco. Se si può, bisogna in qualche modo approfittarsene e farne tesoro. Se poi, come ci sono stati dei momenti del genere, in cui magari mi è stato proposto qualcosa di più grande rispetto alle mie capacità attuali, ai miei limiti, dico di no, chiaramente, bisogna avere anche l'onestà intellettuale per dire. È interessante questo fatto, cioè la musica è un percorso che tende verso qualcosa che non si raggiunge mai completamente, no? Che genera questo movimento di desiderio, e sì. Però bisogna essere anche consapevoli, no? Degli step che poi si fanno in questo. Certamente, quello senz'altro è, ma è come giusto che sia. D'altro canto, mischiarsi, diciamo, in situazioni in cui non si è ancora in grado di reggere, ti segna, sì, ma in questo caso in senso distruttivo, per cui è anche una sorta di autoprotezione. Certo, però bisogna essere anche bravi a calibrare l'ambizione e l'amore per quello che si fa con la consapevolezza del fatto che, essendo un percorso, presuppone delle tappe. Certamente bisogna, scusami se ti interrompo, prego. Bisogna chiaramente osare. Cioè, nel senso, questo non significa che uno si debba porre troppi paletti, ecco. Perché alla fine uno non cresce se non sperimenta in qualche modo, secondo me. Però è chiaramente, questo è il mio parere personale, personalissimo, insomma. Come ti vedi tra 10 anni? Questa è una bella domanda. Allora, io tra 10 anni spero, come già in parte sta avvenendo, di fare due cose. Avere l'opportunità di dirigere qualsiasi ensemble, che sia strumentale o vocale, e insegnare tanto. Mi piace tanto l'idea, già sta succedendo, perché seguo una piccola allieva di pianoforte che mi sta dando, insomma, belle soddisfazioni. E certamente l'ambizione più grande è quella di andare a dirigere i Berliner, però, nel senso, questa è una cosa, diciamo, proprio come toccare l'Everest, diciamo. Magari non tra 10 anni. Magari tra... Mai. Sì, esattamente, sì. Mai, sì. Qual è il tuo desiderio più grande in assoluto rispetto alla musica? Allora, io credo tanto, come ti dicevo, nell'insegnamento. Trovo che l'insegnamento sia una sorta di immortalità. Noi pensiamo che l'immortalità non esista, ed è vero, biologicamente è giusto che non esista, ma i concetti che uno insegna poi vengono trasmessi, ed è importante che chi recepisce certe informazioni, quelle informazioni le faccia sue, le modifichi se vuole e le ritrasmetta. Io, proprio, è quasi una fede per me questa cosa qui, avere, diciamo, un grande desiderio sia di conoscere ma anche di esternare, che fa parte, insomma, anche del nostro futuro lavoro, che è l'arte della direzione d'orchestra, non è altro che l'arte della comunicazione. E così per me. Cercare di lasciare qualcosa dentro qualcuno. Per me, per il resto, il come, i modi, quello è tutto da vedere, insomma. Non ci penso neanche, perché è inutile costruirsi castelli di carta, o comunque è inutile farsi grandi aspettative. Lascio al caso, quasi, diciamo. Allora, in bocca al lupo. Grazie.